Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera, buonasera. E allora Pogba, Pogba, Pogba. Forse con Pogba io ci avevo visto giusto. Perché dalle ultime vicissitudini, dalle ultime situazioni, con questa positività aldea, diciamo che fa parte sempre della famiglia del testosterone, attenzione, però non è proprio testosterone, ma forse è qualcosa anche di peggio, perché questo è un ormone che serve per la giovinezza, l'ormone della giovinezza. E allora a questo punto perché non ti buttavi dentro la piscicina del cocoon? Ti buttavi là dentro, sì, era per questo, ma non è per questo. Non è neanche per la potenza sessuale. Non posso pensare che tu a 30 anni già non ti si drizza. A me a 30 anni, anche se passavo un gatto, mi diventava un Black and Decker. Non penso che sia per la fertilità. Non penso che sia, ripeto, per una questione sessuale. Non penso. Io penso invece che sia per una questione di depressione. Non penso neanche per una questione sportiva, io penso perché sia una questione di depressione. E perché io dico ci avevo visto giusto forse? Perché tu hai bisogno di aiuto. Lo dissi così, ma alla luce di questa dea che serve anche per la depressione, io penso che tu veramente sei a livello. Tu sei ormai sei a livello, quindi secondo me ti devi far aiutare. Caro ragazzo, perché non è possibile che tu vai e prendi farmaci così come se fossero tic-tac. Non è così. Non hai la mente lucida. Non hai la. In questo momento io non voglio usare termini capaci di intendere di volere, ma non ci arrivo. Ma non siamo tanto lontani. Ma non siamo tanto lontani. La tua cronostoria purtroppo mi fa pensare questo, fra fratelli sequestrati, fra Riti Voodoo, fra ginocchio non operato perché hai ascoltato il guru e anche quest'altra cazzata, tutto mi porta a pensare che tu a livello di testa non ci sei. Quindi, fatto aiutare, questo ripeto, lo ribadisco, io l'avevo detta così, ma alla luce di quest'ulteriore, ripeto, conferma, e non penso che questo farmaco tu l'abbia preso per motivi sessuali, di fertilità, potenza, ma neanche potenza muscolare, tu penso che tu l'hai preso per una questione di gabezza. Quindi, secondo me, la tua avventura alla Juventus, ahimè, non è mai cominciata e adesso volge a termine. Non mi sono piaciute, onestamente parlando, le parole di Scannavino quando dice aspettiamo la pimenta, il suo staff, il suo team per capire cosa vogliono fare loro. No, no, non è che noi siamo noi, dobbiamo aspettare loro. No, siamo noi che dobbiamo decidere del futuro di Pogba alla Juventus. Noi non dobbiamo aspettare loro. Perdonami, Scaramino, io questa lettura mi sfugge, mi sfugge. Io non devo aspettare più a nessuno. C'è Pogba e deleterio per la Juventus. Prima che succeda qualche altra minchiata, accompagnatelo alla porta e basta. Stop, tenetelo lontano, perché questo è anche pericoloso per i giovani. E ve la butto là, e ve la butto là. Ve la butto là. Ve la butto là. State lontano, che è meglio. Quindi, ripeto, capitolo chiuso, capitolo chiuso. Anzi, capitolo mai aperto. Ma se ci incastrati, ragazzi, fino alla fine, Allegri out.